parleremo di raccolta differenziata. Una corretta separazione dei rifiuti deve iniziare all'interno delle pareti domestiche. Purtroppo di rifiuti ne produciamo veramente tanti. In Italia la raccolta dei rifiuti urbani nel 2017 è stata di 488,7 kg per abitante. E nel Lazio anche peggio, siamo oltre 500 kg per abitante. E a Roma siamo rovinati, si arriva addirittura a 587,2 kg per abitante. Tanto, è veramente tanto. Ci sono però due buone notizie. Nel 2012 a Roma i raccolti urbani erano 662 kg per abitante. Quindi la prima buona notizia è che dal 2012 al 2017 i raccolti urbani sono diminuiti. E presumibilmente continueranno a diminuire. La seconda buona notizia è che dal 2012 al 2017 la raccolta differenziata è aumentata dal 25% al 43%. Nel 2018 l'80% delle famiglie nel Lazio ha dichiarato di differenziare carta, vetro, plastica e rifiuti organici. Il 74% dichiara di differenziare lattine da bambini. Il 41% dichiara di differenziare i farmaci e solo il 36% ha dichiarato di differenziare le batterie usate. Il 64% delle famiglie che non riciclano le batterie usate, ma dove mettete? Ma che ve le mangiate? A Roma c'è sia la differenziata porta a porta che quella stradale, a seconda delle zone. Quasi l'80% delle famiglie si è dichiarata abbastanza o molto soddisfatta della differenziata porta a porta, anche se giudica il costo dei rifiuti troppo alto. E quelli che non sono soddisfatti? Non sono soddisfatti soprattutto per la frequenza di ritiro, gli orari di ritiro e per gli odori causati da luglio non raccolto quotidianamente. Anche perché non credono che i rifiuti vengano effettivamente recuperati o riciclati. Sapere che i rifiuti vengono veramente riciclati incoraggerebbe l'80% delle famiglie a separarli in casa. E quindi, cari governanti, i rifiuti diminuiscono, la differenziata aumenta, ma noi vogliamo garanzie su come voi riciclate e recuperate. Per le batterie non si può fare niente.